troviamo al Centro Medico Cairoli con Tiziana Primiero, che è fisioterapista e specializzata, tra le altre specializzazioni, in pavimento pelvico. Tiziana, il Centro Medico Cairoli ha dedicato un'area alle problematiche del pavimento pelvico. Ci vuole dire di quali problematiche parliamo? Certo. Purtroppo i problemi del pavimento pelvico sono molteplici e creano disagi che influenzano e condizionano notevolmente la qualità della vita. Si parla di perdite urinarie quando starnutisci, tossisci durante l'esercizio fisico o l'attività sessuale, oppure quando lo stimolo impellente non ti permette di arrivare al bagno. L'incontinenza urinaria, secondo l'International Continence Society, è definita come qualsiasi perdita involontaria di urina. Quindi bisogna assolutamente abbandonare l'idea che le perdite di urina siano una situazione normale. A chi è rivolto questo servizio? Il servizio è rivolto a tutti i soggetti che presentano disfunzione del pavimento pelvico, nello specifico incontinenza urinaria, fecale, stipsi, prolasso degli organi pelvici, disfunzioni sessuali femminili e maschili, riabilitazione post interventi di prostata, di interventi proctologici, ginecologici. È bene ricordare che la riabilitazione del pavimento pelvico è supportata da numerose evidenze scientifiche che ne dimostrano l'efficacia e la validità ed è riconosciuto come primo approccio terapeutico in queste patologie. Il servizio è dedicato anche alle donne che desiderano prevenire l'insorgenza di alcune problematiche legate alla menopausa. Parliamo quindi di un vero e proprio piano riabilitativo, ma come viene organizzato un piano riabilitativo? Si parte con una valutazione funzionale sulle tecniche comportamentali, si redige un piano riabilitativo individuale per studiare le terapie più adatte e stabilire gli obiettivi da raggiungere secondo i tempi e le esigenze specifiche del paziente stesso. La presa di coscienza, l'esercizio fisico guidato e l'utilizzo di metodiche strumentali quali l'elettrostimolazione elettrica funzionale, il biofeedback, la stimolazione magnetica funzionale possono accelerare i tempi di recupero. Lei, Tiziana, prima ha parlato di riabilitazione post-intervento alla prostata. Cosa è possibile fare? Spesso all'intervento chirurgico fa seguito la difficoltà di conquistare la continenza urinaria ed emergono problematiche relative alla disfunzione erettile. Per ovviare a questa problematica invalidante e a impatto fortemente negativo sulla qualità della vita, è possibile ricorrere a un training specifico della muscolatura pelvica. È evidenza scientifica che gli uomini che prima e dopo l'intervento allenano il muscolo in modo adeguato possono evitare, ridurre o risolvere l'incontinenza. Lei ha parlato anche di pre-intervento. A che cosa si riferisce? Il paziente che ancora non ha subito l'intervento ha pienamente coscienza della percezione del corpo, per cui assimila appieno come deve avvenire la contrazione, i muscoli che devono essere coinvolti. Questo ovviamente è di grande aiuto al lavoro del post-intervento. Presso il centro abbiamo in dotazione anche le onde d'urto per la disfunzione erettile, rigorosamente dietro prescrizione medica. A tal proposito faccio presente che collaboro con urologi in Umbria, Marche, Emilia Romagna, Lombardia e anche con un andrologo che è presente al centro Cairoli. Il Centro Cairoli è lieto di offrirvi anche un'area d'eccellenza dedicata alla fisioterapia strumentale. Parliamo di eccellenza non solo perché abbiamo le migliori tecnologie ad oggi sul mercato, ma soprattutto perché dedichiamo tempo e attenzione a ogni singolo paziente, ritenendo che il rapporto umano debba essere imprescindibile. In sinergia d'azioni tra elettromedicali d'avanguardia e tecniche manuali di esperienza ventennale, abbiamo la capacità di prendere in carico pazienti e dare sempre una risposta adeguata ai loro problemi. Oggi vi presentiamo una nuova tecnologia per il trattamento del dolore in fase acuta e cronica. La Tesla Steam, stimolazione magnetica funzionale, si basa sulla legge di induzione magnetica. Siamo in presenza di un campo magnetico ad alta intensità pulsato. Indolore e non invasiva, è ora considerata la terapia d'elezione per il trattamento di dolori da ernie del disco, radicolopatie come sciatica, lombalgia, cervicale e artrosi. Si ha subito un beneficio e in poche sedute abbiamo la remissione del dolore.
cuore. Per noi la salute non è un privilegio, per cui abbiamo pensato ad un percorso di cura e mantenimento rivolto anche alla terza età e a tutti coloro che soffrono di patologie croniche, e abbiamo riservato per voi la PhysioCard, che vi permetterà di usufruire di cure stagionali a condizioni economiche privilegiate. La nostra mission: i migliori risultati terapeutici nel minor tempo possibile, il minor impatto sull'economia familiare.